Più di 10 milioni di italiani dichiarano di aver subito un attacco informatico. Il 32% delle persone tra i 16 e i 26 anni è stato colpito da una violazione digitale. Una statistica europea indica che l'azienda che subisce un'interruzione di attività per un periodo superiore a 3 mesi, in assenza di copertura assicurativa e di un efficace processo di gestione dei rischi, fallisce in 2 anni. Questi sono solo alcuni dei rischi che ogni azienda sostiene ogni giorno. Ma soprattutto capita spesso che molte aziende, pur conoscendo i rischi che corrono, non hanno piena consapevolezza dell'impatto che questi possono avere sulla loro attività professionale. In questo video voglio parlarti di risk management, la gestione del rischio per la tua azienda. È un'attività di fondamentale importanza, ma troppo spesso è sottovalutata dalle aziende. Si tratta di un processo complesso di analisi dei possibili rischi, di attuazione di iniziative preventive e di previsione di budget specifici per tutelarsi. Ma iniziamo dal principio. In questo video ti parlerò di che cos'è e a cosa serve il risk management, perché è importante, dei rischi assicurabili in azienda e come prevenire i rischi. Se ti interessa questo argomento e ti piacerebbe vedere nuovi video sulle aziende, scrivi azienda in un commento. Cos'è quindi il risk management? Per risk management si intende la gestione del rischio. È un processo aziendale volto alla gestione completa e integrata dei rischi. Per metterlo in atto bisogna identificare, misurare, valutare e trattare i rischi. Ma perché è così importante? Ogni azienda ha la necessità di comprendere il rischio a cui è sottoposta. Questo per poi ridurre ed eliminare i rischi nel tempo. Investire nella sicurezza e nella gestione del rischio potremmo dire che è il miglior modo per risparmiare. Ma quali sono i rischi a cui un'azienda è sottoposta? I rischi a cui una piccola e media impresa è sottoposta sono di due tipi: i rischi puri e i rischi speculativi. I primi rappresentano un evento che si ripercuote negativamente sull'azienda, sia in termini di danni materiali, sia in termini di danni finanziari e patrimoniali. I secondi invece sono rischi a cui sono associate una probabilità di perdita o una probabilità di guadagno. Nell'ambito dei rischi puri si collocano i rischi assicurabili, ossia quei rischi che possono essere trasferiti tramite un contratto assicurativo ad un operatore specializzato. La compagnia assicurativa Helvetia ha creato Risico, un innovativo tool che, con la consulenza di un agente esperto, aiuta le aziende nell'identificare i rischi a cui vanno incontro, considerando il settore di appartenenza. Una volta definiti i rischi, un imprenditore può mettere in atto delle azioni preventive e o decidere di trasferirne alcuni alle compagnie assicurative. Risico, sulla base dei rischi individuati e delle coperture assicurative già attive, fornisce un'indicazione quantitativa sul grado di protezione assicurativa di un'impresa. Per fare questo, considera le sue principali caratteristiche e suggerisce eventuali coperture assicurative aggiuntive per aumentare la sua protezione. Nello specifico, che cosa può fare a Risico della compagnia assicurativa Helvetia per le aziende? Rileva il grado di protezione dell'impresa, indica le garanzie assicurative attivabili e attesta il grado di protezione assicurativa. Ma vediamo nel dettaglio ogni singolo aspetto. In relazione alle caratteristiche della singola impresa, Risico riconosce i rischi e, a fronte delle garanzie assicurative in essere, restituisce un indice, il grado di protezione assicurativa. In questo modo l'impresa sa esattamente il suo grado di protezione assicurativa nel momento in cui
cui viene effettuata l'analisi. In aggiunta all'indice del grado di protezione assicurativa, lo strumento fornisce anche un'indicazione delle garanzie assicurative attivabili di maggior impatto per l'impresa. Il risico permette quindi di visualizzare le aree di miglioramento che possono essere apportate al programma assicurativo in corso per elevare il livello della gestione dei rischi. In seguito all'analisi effettuata da Risico di Helvetia, l'azienda sa esattamente quali garanzie assicurative può attivare e scegliere con consapevolezza se attivarle o meno. Inoltre, tramite il tool Risico, se sei un cliente Helvetia, riceverai anche l'attestazione del grado di protezione assicurativa nel momento in cui essa risulta essere soddisfacente. Un report che può essere utilizzato nei confronti di terzi, come per esempio istituti finanziari, clienti e fornitori, al fine di dimostrare la qualità dell'impresa anche nella gestione dei rischi. Risico quindi permette di gestire il rischio aziendale identificando i rischi a cui potrebbe dover far fronte l'azienda, in modo che l'impresa sia consapevole delle possibili azioni da mettere in atto, identificando le garanzie assicurative attivabili, attestando il grado di protezione assicurativa utile, per esempio per dimostrare alle banche la qualità dell'impresa e di come sta gestendo i rischi. Se vuoi quantificare, ridurre ed eliminare i rischi per la tua impresa, puoi scoprire il Risico di Helvetia cliccando nel link in descrizione al video. E tu hai già pensato a come proteggere la tua azienda? Quali rischi pensi di correre? Fammelo sapere in un commento. In questo video abbiamo visto cos'è e a cosa serve il risk management, perché è importante, i rischi assicurabili in azienda e come preservare l'impresa dai rischi. Se ti interessa vedere un nuovo video sulla gestione dei rischi delle aziende, scrivi rischio in un commento. Questo video mi ha richiesto tanto lavoro, ti sarei grata se mi lasci un like, un commento, un mi piace. A te non costa niente e a me aiuta a far crescere il canale. Ciao!